La questione relativa al passaggio delle quote sociali della Termocalcio potrebbe vedere presto una svolta, e se dovessero essere confermate le indiscrezioni che arrivano direttamente dagli ambienti della Federcalcio, non si tratterebbe affatto di una svolta positiva. Perché il parere richiesto alla COAPS, che fino a questo momento non si era espressa, non è ancora arrivato, ma solo perché la commissione giorni fa aveva richiesto alla società biancorossa un'integrazione dei documenti che erano stati depositati nel momento del passaggio da Iachini ai fratelli Ciaccia. Un ulteriore elenco di documenti che tuttavia, avendo anche un termine per il deposito, non è arrivato in Federcalcio, e di conseguenza il fascicolo sarebbe stato trasmesso incompleto alla Procura federale per le verifiche del caso e per un eventuale deferimento del Teramo, che a questo punto potrebbe vedere lo spettro di una penalizzazione in classifica di almeno 2 punti, molto più concreto. Il tema del contendere, stando a quanto filtra dalla FIGC, non sarebbe il parere, che non poteva essere né positivo né negativo, proprio perché quello che mancava era fondamentale perché la COAPS si esprimesse in maniera definitiva. Dunque adesso pare tutto spostarsi sul lato della giustizia sportiva, con la procura che, una volta effettuate le valutazioni nel merito, potrebbe procedere al deferimento e alla richiesta di penalizzazione in questa stagione sportiva del club biancorosso. La novità arriva direttamente da ambienti della FIGC, che ha atteso, a questo punto senza riscontro, che la dirigenza del Diavolo trasmettesse quanto richiesto in seconda battuta. E scaduti, evidentemente, i termini, ha passato il tutto nelle mani della procura. Successivamente bisognerà capire se ci sarà o meno l'ok, molto complicato a questo punto stante la necessità di integrazione dei documenti al passaggio di quote, con il tempo ridotto, ridottissimo per ricollocare il 60%, e con la pronuncia di primo grado della giustizia sportiva che potrebbe far partire il conto alla rovescia. Aggiornamento questo che arriva nel giorno in cui il Teramo riprende il lavoro con il giro di tamponi e le prime sedute di allenamento individuali, visto che l'impegno della seconda di ritorno contro il Siena è slittato e si ritornerà in campo il prossimo 15 gennaio, quando al Bonolis arriverà il Modena. Ma la vicenda societaria rischia di minare, nella sua assoluta incertezza, anche la possibilità di un mercato indispensabile per tentare di invertire la rotta, ma intersecato ad una serie di questioni che col campo purtroppo c'entrano relativamente.